Ma a parlare si fa sempre abbastanza presto. Non credo che Macron possa confrontarsi con una situazione molto differente rispetto a quella italiana, poi i pareri possono essere molti. Io ho visto in realtà in Italia lo stesso stile, la stessa tipologia di approccio. Anche il Presidente Conte ha indicato dal prossimo maggio una fase graduale di riapertura, ovviamente se confortato dai dati sanitari e dai trend rispetto ai contagi, cosa che mi immagino accadrà anche in Francia al di là delle previsioni. Per il resto vedo comunque un grande impegno da parte di tutti per una situazione che effettivamente è molto complessa e molto complicata, ma allo stesso modo abbiamo aziende che effettivamente, come ricordato prima, oggi funzionano e si prevede gradualmente la riapertura e il ritorno a una vita, se normale non possiamo dire, perché sicuramente dovremmo confrontarci ancora con delle misure restrittive o comunque di contenimento, a una vita gradualmente che torna a manifestarsi nei suoi aspetti sociali ed economici, non molto rapidamente, ma gradualmente. Questo se supportata ovviamente dai dati, per questo è chiaramente importante che tutti oggi osserviamo le regole. Ecco, però allo stato attuale, diciamo così, non abbiamo capito questo. Abbiamo capito invece proprio ieri che non è il caso invece di rimettere in moto una situazione così presto. Non è solo maggio, è dal 14 aprile che sono state indicate alcune riaperture, mettiamola così, e anche lì le regioni si sono però mosse in ordine sparso. C'è chi le ha accettato, chi invece, come in campagna ha detto assolutamente no, è ancora troppo presto. E soprattutto, perché in questa fase non dare già delle indicazioni? Alle fabbriche ora ci arriviamo, ma ci sono tante altre categorie che aspettano di sapere non solo se e quando potranno riaprire, ma come, ovvero sanificazione, cioè di mettersi oggi in condizioni di arrivare poi alla riapertura con delle indicazioni certe dei ristoratori, come, dove e quando potranno e dovranno sanificare, in modo che si possano mettere in azione già oggi. Cioè mantenere le Quello è. distanze come dire, di sicurezza in una cucina di un ristorante, tanto per fare un esempio, non deve essere proprio semplicissimo. Assolutamente, posto che le distanze si intendono sempre in assenza di dispositivi di protezione, perché con i dispositivi di protezione corretti chiaramente le situazioni cambiano, ma queste sono sicuramente cose che vengono successivamente. Oggi penso che la necessità più grande sia quella proprio di arrivare a quella fase e, detto questo, la possibilità di sanificare un ambiente oggi non è che manchi, è possibile farlo. Gli imprenditori, anzi, sono tutti molto attenti a quelli che possono essere i passaggi per una graduale riapertura. Io credo che oggi ci si concentri molto su quelle che sono invece le priorità assolute. Ho sentito prima parlare di indennità che non sono arrivate, beh, ma non è vero. Soltanto ieri c'è stata una conferenza del ministro Catalfo che ha chiarito come già 1 milione dei richiedenti delle pratiche per l'indennità abbiano già ricevuto l'accredito e che nella prossima settimana, proprio valuta tra 14 e 17, grazie alla cooperazione con gli istituti bancari, saranno effettuati tutti i versamenti degli oltre 4 milioni e mezzo di pratiche che sono state Parliamo avviate dei non 600 senza euro. difficoltà, effettivamente, bisogna dirlo, non senza difficoltà, ma credo che questo abbia anche evidenziato una grande carenza del nostro Stato che tutti conosciamo, che è quella della lentezza e della farraginosità a volte di alcuni meccanismi, ma nonostante questo, nonostante chiamiamolo pachiderma da un punto di vista burocratico, oggi l'Italia è riuscita a far fronte, direi anche con una certa rapidità. Quindi quelle, è chiaro, sono le priorità, sono la cassa integrazione, sono i 600 Però euro, in sono le cassa misure per integrazione le nessuno ha ricevuto ancora nulla, glielo dico perché questo stanno dicendo tutti coloro che Certo, sono stati messi in cassa integrazione. purtroppo abbiamo anche regioni che ancora non hanno richiesta. E questo fa probabilmente anche una risposta sulla non convergenza e il non coordinamento di alcune azioni. Noi auspichiamo che tutte le regioni oggi e tutti i soggetti interessati convergano e si riesca effettivamente a mettere un po' più di ordine rispetto a una gestione che, essendo così anche diversificata tra soggetti responsabili, possa invece avere un punto comune. Mutti, allora la